Un posto dove dormire, un pasto caldo, anche d'estate, chi è in difficoltà viene assistito dalle associazioni di volontariato. Siamo andati con Enzo Melillo alla Caritas Spezzina. La povertà non va in vacanza. Anche d'estate la Caritas diocesana Spezzina continua a distribuire 600 pasti al giorno, insieme ai frati di Gaggiola e all'associazione Missione 2000. E anche con il caldo, i senza casa cercano un posto al riparo dove dormire. Alla Spezia lo trovano nella Cittadella della Pace, che la Caritas ha aperto nel 2011 nel quartiere di Pegazzano. D'inverno abbiamo anche picchi di 60 persone che sono senza dimora e vengono accolti sempre qui. D'estate scendiamo verso la metà. Abbiamo accolto come dormitorio cittadino 30 persone che sono state messe appunto a loro agio, insomma, nella nostra struttura, al locale del Samaritano, che è dove ci stiamo trovando in questo momento. Poi insieme anche a altre persone che i comuni ci hanno segnalato, anche anziani, 70-80 anni, gli ultimi che abbiamo inserito in una casa d'accoglienza. Una quindicina gli operatori della Caritas che lavorano qui, aiutati da una decina di volontari che si danno il cambio. Le ferie estive degli operatori e dei volontari vi mettono in difficoltà nel garantire l'assistenza anche d'estate? No, assolutamente, assolutamente no. Siamo tanti e quindi riusciamo a garantire l'accoglienza e il sostegno a tutti. Non solo senza dimora. La Cittadella della Pace di Pegazzano ospita anche circa 150 migranti nel CAS, centro di prima accoglienza. E nelle ultime settimane la Caritas Spezzina ha anche dato un tetto a 3 famiglie sfrattate. Per provvidenza, grazie a alcune canoniche della nostra diocesi non più impiegate per l'esercizio del culto e una casa donata alla diocesi, come Caritas siamo riusciti a metterle insieme e abbiamo dato una risposta efficace a queste 3 famiglie che altrimenti sarebbero state per strada.